Bandamui savadana mate Bandamui savadana mate Jahara prashade vai, evava tori ajai. Jahara prashade vai, evava tori ajai. Krishna prapti hoita hoite Krishna prapti hoita hoite Guru mukha padma Chitete kori ajya Guru mukha padma vakya Chitete kori ajya Karana kori omane asa Karana kori omane asa Shri Guru Charan Shri Guru Charane Rati Hei Se Uttama Gati Jai Prashade Pure Sarvasa Prashade pure sarva asa Sakudana dilloje jamne jamne prabhu se Sakudana dilloje jamne jamne prabhu se Divya Jnana Ride Prakashito Divya Jnana Ride Prakashito Prima Bhakti Jai Hoite Avidya Vinasa Jate Prima Bhakti Jai Hoite Avidya Vinasa Jate Vede gai jahara charito Vede gai jahara charito Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu
na blokera Jivana. Lokana blokera Jivana. Aha, Prabhu Karadoya Deo More Padachaya Deve Jat Gusu Tribhuvana Deve Jat Gusu Tribhuvana Vipade Laila Sarana Srila Prabhupada Patita Pavana Aha Prabhu Karadoya Deo More Padachaya Aha Prabhu Karadoya Deo More Padachaya Dayo Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada, Ki Jai. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashchatya Desatarine Prestaya Bhutale Trimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivastadi Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Nityananda Priyateta Gadadhar Srivastadi Gaura Bhaktavinda Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare 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 Rama Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Hare Goranga Nitai Goranga Nitai Goranga Jai Nitai Goranga. Ramana Shri Radhe, Jayo Radha Raman, Radha Raman, Radha Raman, Jai Radha Raman, Hare Purusha, Namaham.
Jayo Jayo Gauranitai Jayo Gauranitai Gauranitai Jayo Gauranitai Jayo Gauranitai Jayo Gauranitai Jayo Gauranitai Jayo Gauranitai
Nitai, Jayo Gauranitai. Jayo Radha Raman, Jayo Radha Raman, Radha Raman, Jayo Radha Raman. Jayo Radha Raman, Jayo Radha Raman, Radha Raman, Jayo Radha Raman. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koro More Toma Bina Ke Doyalu Jagat Sansare Patita Pavana Hetu Tava Avatara Samupatita Prabhu na pai beara na pai Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa bolo kana koro ami boro duke Idoyo koro sita pati advita gosai Tava kripa bole pae Chaitanya Nitai Ajvaru sanatana Rupa ragunata Bhakta Yuga Si Jiva Prabhu Lokanata Bhakta Yuga Si Jiva Prabhu Lokanata Doyo Koro Si Acharya Prabhu Srinivasa Ramachandra Sangamage Narottamodasa Ramachandra Sangamage Narottamodasa Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ramo Ramo Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Thank you.
ಪ್ರಹ್ಲಾದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಪ್ರೇಮನಾಂದ un paio di carte. Sì. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi jana vallabha girivara dhari Gopi jana vallabha girivara dhari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana
Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunjabi Hari. Jayo Radha Madhava Kunjabi Hari. Jai Gopijana Vallabha Girivara Dahi. Jai Gopijana Vallabha Girivara Dahi. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunjabihari. Jayo Radha Madhava Kunjabi Hari. Jayo Radha Madhava Kunjabi Hari. Da Shishirada Madhava ki jai. Shita Prabhupada ki jai. Shinitai Gaur Premanande Haribo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam. Tato Jayam Mudirayet. Nasta Prayesva Badreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Krishna Svadamo Pagati Dharma Gyana Dibisaha Karunastra Rishamesha Puranarkudu Noditaha. Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, canto 4, capitolo 6, Brahma soddisfa Shiva, verso numero 35. Vidya Tapo Yoga Patam Astitam Tam Adishvaram Charantam Vishva Suridam Vatsalyal Loka Mangalam. Vidya Tapo Yoga Patam Astitam Tamadishvaram Charantam Vishvasuridham
Chatsalya Loka Mangalam Vidyatapo Yoga Patam Astitam Tamadishvaram Charantam Vishvasuridam Vatsalya Loka Mangalam Vidyatapo Yoga Patam Astitam Tam Adishvaram Charantam Vishvasuridam Vatsalya Loka Mangalam Charantam Vishvasuridam Yalokamangalam. Qualche Mataji? Yatapo Yoga Patam Adishvaram Charantam Vishvasuridam Vidya, conoscenza, tapa, austerità, yoga patam, il sentiero del servizio devozionale, astitam, situato, tam, egli, Shiva, adishvaram, il maestro dei sensi, Charantam, che compiva austerità, Vishvasuridam, l'amico di tutto il mondo, Vatsalyat, per il grande affetto, Lokamangalam, di buon augurio per tutti. Traduzione. Shiva apparve agli esseri celesti nella sua perfezione come maestro dei sensi, della conoscenza, delle attività interessate e come maestro del sentiero che conduce alla perfezione. Egli, l'amico dell'intero mondo, era colmo di ogni buon auspicio in virtù del suo grande affetto verso tutti gli esseri. Ripetiamo. Shiva apparve agli esseri celesti nella sua perfezione, come maestro dei sensi, della conoscenza, delle attività interessate e come maestro del sentiero che conduce alla perfezione. Egli, l'amico dell'intero mondo, era colmo di ogni buon auspicio in virtù del suo grande affetto verso tutti gli esseri. Spiegazione. Shiva è pieno di saggezza e di tapassya, austerità. La persona che conosce le diverse forme di azione è chiaramente situata sul sentiero del servizio devozionale al Signore Supremo. Nessuno può servire il Signore se non ha ottenuto la conoscenza perfetta delle diverse maniere in cui il servizio devozionale può essere compiuto. Shiva è descritto qui come Adishvara. Ishvara significa controllore e Adishvara in particolare significa colui che controlla i sensi. Generalmente i nostri sensi, contaminati dalla materia, hanno la tendenza a impegnarsi in attività tese al godimento materiale.
Invece i sensi di una persona che si eleva grazie alla saggezza e all'austerità si purificano e si impegnano nel servizio del Signore Supremo. Shiva è il simbolo stesso di questa perfezione, perciò le scritture affermano Vaishnavam Yatha Shambhu. Shiva è un Vaishnava. Shiva, con le sue attività nel mondo materiale, insegna a tutte le anime condizionate il modo di impegnarsi nel servizio devozionale senza interruzione. Perciò è definito qui Loka Mangala, la personificazione stessa della buona fortuna per tutte le anime condizionate. Om Agyanati Miranda, Syagyananjana Shalakaya, Chakshuru Miritam Yanata, Smai Shri Gurave Namaha, Shri Chaitanya Manobhishtam, Stapitam Yadabhutale, Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam, Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha, Shri Rupam Sagrajatam Sagana, Ragunatam Vitam Tvam Sajivam, Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shivijakambitam Scha. E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshware Brishabhana Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Traubhyascha Kripa Sindhu Bhyaiva Cha Patitanam Pavani Bhyo Vaishnava Bhyo Namonama. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Ukam Karoti Vachalam Pangum Nam Layate Girim Yat Kripatamam Vande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Hare Krishna, grazie in anticipo per le vostre benedizioni, che come sempre chiedo anche a voi che state ascoltando eventualmente via etere. Vi ringrazio, così possiamo magari capire qualcosa di utile al nostro servizio devozionale. E come tutti i versi dello Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada diceva, ogni parola, se una persona legge anche soltanto una parola, anche solo una riga, la sua vita può diventare perfetta, è una such a nice thing, è una cosa molto bella, perché appunto chiunque abbia accesso a questo Bhagavat Purana può capire la propria relazione che intercorre tra lui e Krishna, che è appunto una relazione di servizio. E qua Srila Prabhupada dice che nessuno può servire il Signore, scusate, se non ha ottenuto la conoscenza perfetta delle diverse maniere in cui il servizio devozionale può essere compiuto. E nel terzo e nel quarto capitolo della Bhagavad Gita è spiegato, prima nel secondo capitolo Krishna spiega che cosa, la differenza tra il corpo e l'anima, e poi inizia a spiegare come una persona dovrebbe agire, cosa significa prima l'azione e poi come eseguire questa azione. Ed è fondamentale, perché tutto dipende da quello. Come diceva Srila Prabhupada, uno sciocco ben vestito può passare inosservato fin tanto che non apre bocca. E allo stesso modo una persona con le proprie azioni può fare la propria fortuna o la propria sfortuna. Dipende da come agisce. Quindi l'importante è sapere cosa fare. La stragrande maggioranza delle persone non lo sa. Non sa che cosa è buono e che cosa è cattivo, e allora, ad esempio, adesso c'è ancora questo terremoto in Emilia-Romagna, le persone sono confuse, non riescono a capire come mai questo succeda. E questo succede perché non si sono fatte le cose giuste. E ovviamente la natura materiale, essendo un meccanismo, una macchina, è proprio paragonata a una macchina con le diverse parti, agisce di conseguenza agli input, alle cose che vengono immesse in questa macchina. E se vengono immesse delle attività peccaminose, come ad esempio in Emilia, magari c'è qualcuno dall'Emilia che sta ascoltando, forse non tutti sanno che in Emilia ci sono tanti maialifici, che non fanno le maglie, ma allevano i maiali, non è il termine corretto, sono allevamenti di maiali, maialifici è un nome di fantasia. Per scherzarci sopra, anche se non è uno scherzo, perché credo che vicino al 90% degli allevamenti di maiali che servono tutta Europa sono proprio in quella zona lì.
Quindi ovviamente da un punto di vista, tra virgolette, umano, i maiali sono visti come cibo e quindi usati come tali. Però queste non sono le istruzioni della Bhagavad Gita, non sono le istruzioni dello Srimad Bhagavatam, che dicono che gli animali sono esattamente uguali a noi da un punto di vista spirituale, così come gli insetti, così come le erbe, così come tutto quello che ha vita, anche le pietre. Alcune pietre sono vive, alcune sono... Ma Krishna, l'anima suprema, è presente in tutti gli esseri ed è uguale, e l'anima spirituale è uguale in tutti gli esseri, soltanto i corpi differiscono. E quindi la Bhagavad Gita ci ingiunge di non uccidere arbitrariamente, senza necessità, gli altri esseri, altrimenti si crea un cattivo karma, un karma molto pesante, che prima o poi si manifesta appunto nella forma di sofferenza, e in questo caso nella forma di un terremoto. Quindi niente succede a caso. È brutto dire, specialmente una persona che sta soffrendo magari per una perdita in famiglia, niente succede a caso, ognuno ha quello che si merita. Però in realtà nella natura materiale non esistono ingiustizie. Dio non è ingiusto. Ecco, Dio ha portato via mia moglie o mio figlio. Dio non fa niente del genere, anzi lui è molto triste nel vedere che le persone stanno soffrendo, però d'altra parte non può esimersi dal lasciare loro libero arbitrio. E se proprio una persona si vuole degradare, se questo è il suo desiderio, allora Krishna gli dà la possibilità di poterlo fare, però sempre con un dandogli un'alternativa. Non è che uno è costretto, sembrerebbe costretto dalla natura materiale, perché ci sono le influenze materiali che lo spingono, però in realtà ognuno ha questo libero arbitrio che gli permette appunto di fare una scelta, andare di qua oppure andare di là. E questo per quanto riguarda l'azione in coscienza di Krishna. E poi c'è sempre la descrizione del signore Shiva, che qua è chiamato Loka Mangala, cioè di buon augurio, perché è proprio quella persona, il Vaishnava Myata Shambhu, il più grande dei Vaishnava, quel Vaishnava che si prende particolarmente cura delle persone sotto l'influenza dell'ignoranza. Ed è per questo che così ha un aspetto non molto bello da un punto di vista estetico. Perché? Perché le persone sotto l'influenza dell'ignoranza praticamente fanno tutto l'opposto di quello che è nel loro interesse, e quindi sono attratte da tutte quelle cose che sono nefaste. La sporcizia, nella Bhagavad Gita sono spiegate molto bene tutte le cose che gli piacciono, non le elenchiamo perché sono abbastanza disgustose per chi è almeno sulla piattaforma della virtù. E quindi Shiva, per attrarre queste persone, diciamo che si mette al loro stesso livello, apparentemente, da un punto di vista esteriore. In realtà egli lo fa soltanto per attrarre queste persone e dare loro la sua misericordia sotto forma di servizio devozionale. Shiva non insegna niente di diverso. Ed è Krishna stesso, come sappiamo, è lo sguardo di Krishna quando impregna la natura materiale. E viene anche quando il Signore Chaitanya appare, lui viene prima nella forma di Advaita Acharya, che è una incarnazione di Sadashiva, che è appunto questa manifestazione di Vishnu che impregna la natura materiale di vita, che è chiamata appunto Shiva o Sadashiva, e è dovuta appunto a questa misericordia innata che ha nel cuore. Allora prega Krishna di discendere in questo mondo per dare la misericordia alle anime di Kali Yuga, perché in Kali Yuga è dura, nelle altre epoche insomma non era così terribile la situazione, ma in Kali Yuga già adesso hanno iniziato, cioè nel 12° canto è spiegato che proprio quando non ci saranno praticamente più raccolti, i frutti saranno soltanto buccia e nocciolo, non ci sarà più polpa, le persone inizieranno a mangiarsi fra di loro, le donne partoriranno per mangiarsi
i propri figli. È già successo recentemente, credo di aver letto in internet, che una donna poco tempo fa si è mangiata il proprio bambino per farlo sparire, o per farlo sparire, o perché aveva fame, o il motivo non si sa. Comunque è già successo adesso. Quindi il Bhagavatam precorre i tempi. Qua c'è il passato, il presente e il futuro anche di quello che succederà. Quindi è un'epoca sicuramente difficile, molto complessa. Questo Advaita Acharya, adorando la sua Shalagram Shila, adorava Krishna chiedendogli di scendere in questo mondo per dare la misericordia a queste anime sfortunate, che sfortunate tra virgolette, però se sono apparse in questo Kali Yuga significa che avevano desiderato ciò e quindi appaiono qui. Però il Signore appunto non se le lega al dito le cose, è sempre misericordioso, e Shiva è la manifestazione, diciamo, più estrema nel senso buono di questa sua magnanimità. Ed è appunto di buon augurio, perché chiunque vede Shiva riesce a capire questo sentimento di grande compassione che viene incarnato anche dai devoti della ISKCON, specialmente da tutti, perché tutti sono devoti del Sankirtan, soltanto che viene questo Sankirtan viene fatto in diverse maniere. C'è chi veste le divinità, chi pulisce il tempio, chi pulisce i bagni, chi va in Sankirtan a distribuire i libri, eccetera, e chi cucina per le divinità, chi cucina per i devoti. Tutte queste attività danno piacere a Krishna e fanno sì che le persone siano attratte alla coscienza di Krishna, nella misura in cui appunto i devoti tra di loro hanno armonia. E più c'è armonia, e più le persone saranno attratte a fare questa esperienza di vita. Quindi Shiva è un bellissimo esempio che possiamo prendere come modello per migliorare la nostra performance spirituale. Va bene, mi fermo qui. Se avete qualche cosa da chiedere, qualche domanda, qualche commento. Già, il Bhaktamaur. Quelli sono i guna, sono i tre guna, sì. Sì, potrebbe sembrare così, però in realtà a monte c'è il desiderio. Cioè, se una persona è sotto l'influenza dell'ignoranza, lui ha desiderato questo tipo di vita. E a monte ancora noi dobbiamo capire che l'anima di per sé non può agire, non può fare nulla. L'unica sua attività è quella di desiderare. L'anima può solo desiderare. E in base al desiderio si situa sotto una influenza materiale, o di solito è un misto di influenze materiali, in cui prevale una, o due, o anche tutte e tre, non lo so. Comunque quello lì dipende dai desideri fondamentalmente. E nel momento in cui invece si abbandona a Krishna, praticamente è l'energia interna che agisce. Cioè non è più l'energia esterna, sono più i guna, ma è l'energia eterna di Krishna, è la sua energia interna, scusate, non eterna, interna. Quindi praticamente l'anima è in balia di queste energie, però la sua azione, il suo libero arbitrio si esplica desiderando. Come dicevamo prima, Krishna non ci dà mai un ordine, ci dà un'alternativa. Puoi fare così, puoi fare così. Anche nella Bhagavad Gita, quando parla d'Arjuna, lui gli dice: guarda, se tu agisci in questo modo, ottieni questo risultato. Se agisci in quest'altro modo, ottieni un altro risultato. Adesso tu pensaci bene,
pensa con la tua intelligenza e poi agisci come vuoi. Queste sono le parole di Krishna d'Arjuna, no? Quindi dipende da noi fondamentalmente. Mi è stata fatta anche domenica fuori la stessa domanda, ma nel momento in cui, perché io ho fatto l'esempio della persona che quando tu gli dai un libro, se Krishna non sancisce che lui può prendere questo libro, allora non lo prende. Se Krishna non dice di sì nel cuore, lui diceva, allora dov'è il libero arbitrio? Se Krishna ti obbliga, ma Krishna non è che ti obbliga, ti ispira, ti dice questo va bene per te, questa è una cosa che è buona per te, poi è sempre la persona che decide se prenderlo o no. Di solito appunto quando c'è questa voce interiore che ti dice qualcosa, le persone pensano di essere loro a desiderare quello, e quindi perché non sanno la differenza tra mente, intelligenza, anima, che dire dell'anima suprema, cioè sono identificati praticamente solo con il corpo e pensano che queste funzioni siano loro stessi a metterle in atto, siano loro gli autori dell'azione. E invece la Bhagavad Gita spiega che non siamo noi gli autori dell'azione, possiamo essere controllati da Maya o controllati da Krishna. Il libero arbitrio, ripetiamo ancora una volta, è esplicato con il desiderio. Questo qua è il libero arbitrio, perché noi possiamo, ad esempio, quando io ho deciso di diventare un monaco, già abitavo al tempio, avevo le facilitazioni per stare con i devoti, eccetera, però lavoravo all'esterno, e a un certo punto Krishna mi ha messo davanti a un'alternativa, continuare la mia attività, oppure abbandonarla e prendere i voti, eccetera. Ed ero libero, nessuno mi stava spingendo da nessuna parte. Ovviamente Krishna aveva fatto degli arrangiamenti, aveva creato delle situazioni per cui l'indicazione era lascia perdere, non è più aria, cambia aria, vai al tempio, prendi i voti, diventa un monaco. Questo era il messaggio. Però chi ha agito è stata la persona che ha deciso, ok, lasciamo perdere tutto e facciamo questo altro tentativo. Quindi dipende da noi fondamentalmente. Questa è la differenza tra appunto essere controllati. I guna ovviamente ci controllano e anche fin tanto che non siamo puri devoti siamo mossi da questi fili, sempre secondo i nostri desideri, perché anche all'interno del servizio devozionale noi abbiamo dei desideri. I desideri non possiamo astenerci. L'impersonalista o il buddista vuole smettere di agire, il buddista che vuole smettere di agire, fondamentalmente anche l'impersonalista, e vuole arrivare a nirvana. Nirvana significa cessazione di ogni attività, però è una cosa artificiale, anche perché non è per niente spirituale, perché cessare ogni attività non ti fa entrare neanche nel Brahma Jyoti, rimani proprio nel limbo, come per usare un termine cristiano che adesso non è neanche... Credo che l'abbiano abolito il limbo. Il limbo era dove andavano le anime dei bambini, degli innocenti, no? Che morivano prematuramente. Poi, non riuscendo a spiegare dal punto di vista filosofico, hanno detto, meglio lo togliamo, ci togliamo il pensiero. Quindi l'annientamento dell'azione è soltanto temporaneo, non può essere definitivo. Perché? Perché l'anima è fatta per desiderare, per avere dei desideri. Il momento in cui si manifesta un desiderio materiale, da questo void, da questo vuoto, che poi appunto in realtà non è vuoto, perché appunto l'anima non può stare in una bolla, o anche nel Brahma Jyoti, da Brahma Jyoti appena c'è un desiderio, allora subito viene manifestato un corpo materiale che può soddisfare quel desiderio. Questo è quanto. Poi, quando stavamo dicendo che anche all'interno del servizio devozionale possiamo ancora avere dei desideri separati da Krishna, e in quel caso lì appunto siamo controllati da Krishna, però anche dalle influenze della natura materiale, parzialmente, fin tanto che non saremo come Srila Prabhupada. Non che vogliamo, è sbagliato volerlo emulare, però dobbiamo seguire il principio. Srila Prabhupada ci ha dato l'ordine, voi dovete diventare maestri spirituali, puri devoti.
Quindi quando arriveremo a quel traguardo lì, allora la natura materiale non avrà più presa con noi, non saremo più influenzati, saremo soltanto influenzati dalla natura di amore, e quindi serviremo Krishna in estasi, in Krishna prema, che è quello che appunto si desidera recitando il mantra Hare Krishna, il raggiungimento che si desidera ottenere. Qualche altra cosa? Va bene, oggi è il primo giorno di Sankirtan ufficiale di Bhattasarya Prabhu. Diamo tutte le nostre benedizioni a lui perché possa iniziare una carriera proficua. Jai Sankirtan Yagya Ki Jai, Shila Prabhupada Ki Jai, Chinitai Gaur Premanande, Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai.